Come primo piatto abbiamo il risotto alla milanese. Gli ingredienti che lo compongono sono il riso carnaroli, burro, zafferano, parmigiano reggiano, cipolla, il tutto bagnato con del brodo bianco di vitello e infine possiamo decorare il piatto con del prezzemolo tritato. I vini bianchi da tavola si dividono in vini fini e vini comuni, ma tutte e due queste categorie devono rispettare le stesse caratteristiche dei vini bianchi da tavola: la gradazione, il colore, la provenienza e il luogo in cui è avvenuto il procedimento per produrlo. In base alle uve si possono produrre vari tipi di vino e di colore. Il mosto che si utilizza per fare questo vino sono di uve bianche, contiene il 70-80% di acqua e tra lo 0,5 e 1,5 di acidi organici, sali minerali, vitamine e tra il 17 e il 30% di zucchero. I difetti organolettici che può presentare questo vino è odore di tappo all'apertura della bottiglia, odore di fecia o sapore di muffa avvenuta durante la preservazione.